E guardate, qui ancora una volta rischio sempre di essere frainteso. Io ho detto, l'obbedienza è un predicato della collaborazione. Cosa vuol dire? Che per me, se uno fa delle attività col cane, l'obbedienza la raggiunge in un attimo. Perché il cane è uno dei suoi strumenti, l'obbedienza. Non è qualcosa che fatichi a mettere dentro. È uno strumento, magari ci devi lavorare per affinarlo, però il cane che dice facciamo delle cose insieme, certo, ti obbedisco per fare. La stragrande maggioranza delle persone invece pensa all'obbedienza e non fare un cazzo, cioè tu arrivi a casa, il cane non ti vede dalla mattina alla sera, il suo leader è il bambino di 5 anni, perché lo ingaggia, ok? Quindi è quello il suo leader, tu arrivi in casa, ti siedi sulla poltrona e il cane mi deve obbedire, ma in che modo ti obbedisce? Se tu non fai un cazzo col cane, il cane non riesce ad obbedirti, ti teme semmai. Ricordiamocelo, c'è una bella differenza, magari ti evita, ma obbedire significa vengo con te a fare delle cose. L'obbedienza è proattiva, non è inibitiva. Anche quando il soggetto si ferma, si blocca, lo fa per fare qualcos'altro, lo fa perché con te fa qualche cosa. Cioè il cane è un animale che ha una socialità superiore alla nostra, cioè ha una capacità. Ci siete? Sì. Scusa. Ditemi quando vi stancate, no, no, vorrei andare avanti. Vai, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Cioè, vai, 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 andiamo, andiamo. No, no, andiamo avanti. Allora, dice è contro la leadership. No, io sono favorevole alla leadership. Assolutamente favorevole alla leadership. Ma sia chiaro cosa secondo me è la leadership. Nel mondo dei cani la leadership è molto di più di quella che è nel mondo degli uomini. Tu vedi della gente che lavora e uno che non fa un cazzo, e scusa, chi è il capo qua? Ah, sicuro quello che non sto facendo un cazzo, quello lì, vedi? Nel mondo dei cani no, il cane anche quando non sta facendo niente controlla tutto, è sempre lì, è sempre in mezzo. Il leader nel mondo dei cani è, assomiglia un po' al mister di una squadra di calcio. È lui che organizza la squadra, che mette questo da una parte, che mette questo dall'altro. È uno che quindi ha una responsabilità su un gruppo pazzesco. E è ovvio che quindi io non sopporto quello che pensa alla leadership in maniera antropocentrica, ma non perché sono contro la leadership, ma perché sono contro l'antropocentrismo. Sono contro l'applicazione dei canoni umani al cane. Il cane ha i suoi canoni, ha dei modi differenti di intendere la socialità. Come dicevo prima, per lui la socialità è collaborativa, è esattamente il contrario del gatto. Il gatto, quando tu non fai niente, che sei a letto, addormentato, il gatto arriva. Dice, perché mangiare? No, mettigli la ciotolina piena, vedrai che arriva lo stesso. Se tu sei divano, sul divano morto, il gatto arriva. Se tu hai paura dei gatti, il gatto ti salta in dervo. Perché? Perché è un animale da aperitivo, non c'è un cazzo da fare, vengo da te. Se ti vede lavorare, dice aspetta un attimo, stai lavorando, ti lascio fare. Ma anche se sta lavorando lui, tu vai lì, e il gatto ti guarda e mi dice che cazzo vuoi, sto lavorando. Cioè il gatto non è un animale non sociale, è un solista. C'è uno che quando lavora, lavora da solo, per forza di cose, perché caccia i topi, caccia degli animali che quindi se li mangia lui, non fa, ok? Quindi ti guardo e mi dico, senti, non vedi, sono occupato, oppure ti sei occupato, beh, vado via. Infatti quando tu sei bloccato lì fermo, il gatto arriva, tu inizi a carezzarlo, il gatto dice, vabbè, allora vado via. Cioè, stiamo insieme, non fare un cazzo però, per favore, eh? La base è quella lì, ok? Il cane è esattamente il contrario, il cane è un animale che invece viene quando ti vede fare qualcosa, cioè il suo spirito è collaborativo, è la sua cosa più importante. E anche, guardate, anche quando nelle attività agonistiche, no? Quando a un certo momento fai, che ne so, il gioco del tira e molla, non c'è mai un agonistico puro, non c'è mai un competitivo puro, è sempre un collaborativo competitivo. Quello che bisogna insegnare il collaborativo nel gioco del tiro e molla, ma è già, e c'è già dentro il collaborativo, c'è già dentro. Ed è chiaro che qui le persone, cioè, si lasciano vedere dall'apparenza, no? Io mi ricorderò sempre che quando avevo la maglia, il mio rottweiler, era amato per il tiro e molla, però
se io facevo tiro e molla, magari a volte non ne voglia, no? Dice, vabbè, facciamo sto cazzo di tiro e molla. Lei mi guardava, mollava la treccia e mi diceva, dai, impegno, che cazzo. Cioè, se dobbiamo fare una roba, facciamola bene, no? Allora, non era per prendere la treccia, il piacere era di collaborare con me in un'attività competitiva. Quando mi vedevano, io mi divertivo a fare, non solo, faccio una... Lei dice, ma siete pericolosi? Sì, siamo pericolosi quando giochiamo. Ma che cazzo è? È un gioco! E se ad un certo momento tu una motivazione non la incornici, una motivazione così forte, stai attento perché prende altre strade. Allora, quando ti sento parlare di diverse attività, io dico, ben vengano le attività. Se fatte bene, se incorniciate, ben vengano. La cosa importante è che siano fatte bene, ma se fatte bene non c'è attività che sia pericolosa. Anzi, le attività servono perché quando quel cane ha una motivazione alta, quando c'è una motivazione, una propensione che spinge molto forte, o tu la incanali verso una determinata attività, cioè fai esattamente come le arti marziali, poi io ho la mania delle arti marziali, ma questo è un altro discorso, e tu definisci contesto, cioè il tatami, il kimono, con tutto ciò che significa indossare un kimono, e la regola dell'arte marziale, tu hai disciplinato quella motivazione, cioè come un fiume che gli hai fatto, l'hai svuotato, hai liberato e gli hai fatto degli argini, quell'acqua scorre lì e sei sicuro che non va fuori. Se invece non fai un cazzo, l'acqua va fuori. Il cane è molto più pericoloso. Un Rottweiler, mi dicono, ma si può fare il tiro e molla? Io dico, si deve fare il tiro e molla. Si deve, perché sennò quel cane lì, prima o poi, lo farà in modo sbagliato, su un target sbagliato, in un contesto sbagliato e in modi sbagliati. Quindi tu, prima che il cane mi entri in adolescenza, perché quando arriva in adolescenza, hai tutti gli ormoni, non solo, guardate, quelli delle gonadi, quindi testosterone, estrogeni, eccetera, c'è anche la neuroipofisi che inizia a spingere sulle altre ghiandole bersaglio, quindi hai una modificazione totale. L'adolescente è così. L'adolescente ha molta più forza di quella che sa gestire, okay? Perché non ha ancora il sistema della corteccia frontale capace di gestire quella forza che ha. Quindi o tu hai lavorato prima in attività prepuberale con delle attività disciplinative, o se no quel cane lo perdi. Sarebbe come cercare di educare un bambino, un ragazzo, quando inizia ad avere 14-15 anni, devi pensarci prima, non puoi aspettare. Quindi è chiaro che dal mio punto di vista il lavoro sulle motivazioni è un lavoro centrale, sia perché lo utilizzo come ingaggio, sia perché il carattere del cane è soprattutto basato sull'aspetto motivazionale. Soprattutto basato sull'aspetto motivazionale, cosa gli piace fare, cosa è portato a fare.